valorizzare il mercato dell'antiquariato e trasformare eventi del genere in attrattori turistici. Grande entusiasmo a Martina Franca per l'apertura della mostra Mercato d'Antiquariato allestita nell'Istituto Comprensivo Marconi. Taglio del nastro della 12ª edizione affidato al sindaco Franco Ancona, accompagnato da altri rappresentanti del comune e da gentili donzelle in abito d'epoca a simboleggiare la tradizione del mobile e dell'artigianato antico tramandata ai nostri giorni con la stessa raffinatezza che caratterizzava il passato. Presenti quest'anno oltre 70 espositori del settore provenienti da ogni parte d'Italia ed Europa per presentare non solo pezzi d'arredamento classici ma anche vasi e oggetti in ferro battuto. C'è persino una sezione vintage con moto e vespe d'epoca e alcuni stand dedicati all'artigianato locale. Un piccolo corteo storico seguito dai rappresentanti istituzionali e dai cittadini si è snodato dal Palazzo Ducale per le vie principali della città fino a raggiungere il Marconi, un edificio di indubbio valore storico, ha sottolineato il sindaco, scelto non a caso per armonizzare in una cornice suggestiva una manifestazione che punta a diventare sempre più grande. Questo evento, insieme ad altre manifestazioni previste in questi giorni, favorirà la cultura dell'antiquariato e attirerà visitatori a Martina Franca. L'obiettivo è rendere anche questa manifestazione un'occasione per spingere i turisti a visitare sempre più spesso e sempre più a lungo la Valle d'Itria e a far conoscere la città. La mostra Mercato d'Antiquariato resterà aperta fino a domenica 18 agosto.